Altro che città in ferie, in estate Treviso si trasforma in capitale della moda e del design. Mostre, seminari, workshop, sfilate e talk con ospiti illustri del mondo della moda hanno riempito le strade del centro storico nei primi giorni di luglio. È l'effetto di Mo Design Fashion at UAV, la rassegna di 3 giorni promossa dalla sede trevigiana dell'Università UAV di Venezia, che vede protagonisti gli studenti del corso di laurea in design della moda e arti multimediali. Molto di più che una cerimonia conclusiva dell'anno accademico, Mo Design ha registrato oltre 10.000 presenze in 3 giorni, catalizzando l'attenzione del territorio e affermandosi come evento di punta per la creatività nel Nord-Est, sottolinea il direttore del corso di laurea, Maria Luisa Frisa. Sono 3 giorni speciali che vedono l'Università UAV di Venezia nel corso di laurea di design della moda diventare una piattaforma dove si incontrano tutte le associazioni di categoria di questo territorio, tutti insieme con l'università promuovere un programma dove la moda diventa un momento non solo di spettacolo con la sfilata, la grande sfilata finale, ma anche un momento in cui ci sono una serie di mostre che raccontano l'attività del corso di laurea in una dimensione produttiva e culturale. Da quest'anno l'etichetta Mo Design vuole essere un'etichetta che, in vista anche della candidatura di Venezia come capitale della cultura europea, mette Treviso come luogo del design. Una 3 giorni di creatività e stile made in Treviso che si è valsa anche l'approvazione della fashion journalist Giusy Ferré, presente all'evento conclusivo della rassegna che ha visto le creazioni dello UAV sfilare in passerella. Beh, l'ho trovata molto buona e molto organizzata, soprattutto se penso a quelle che sono fatte a Milano, città dove ci sono moltissime scuole di moda, ma che non ha saputo esprimere questa specie di organizzazione così perfetta e anche questo desiderio di confronto, che è la cosa che mi ha impressionato di più. E anche, devo dirti, mi piace molto anche la semplicità di tutto questo. Spero di non offendere nessuno se dico che è provinciale in senso buono e molto internazionale al tempo stesso. È quello che si chiama glocal, no? Con quel terribile neologismo. Quindi, non so, io sono contenta di essere venuta. Non solo moda e non solo estate. La rassegna riprenderà in autunno per dare spazio all'altra faccia della creatività trevigiana, quella del design industriale, che prenderà corpo nell'evento Design dalla terra alla tavola, rivela il preside della Facoltà di Design e Arti dello UAV, Medardo Chiapponi. Abbiamo lavorato con i nostri studenti su questo tema dell'agricoltura, del cibo, proprio per dimostrare che il design interviene veramente in molti settori produttivi, imprenditoriali, che non sono soltanto quelli più tradizionali del design italiano, ma ha un ruolo anche in questi altri settori. Una lezione di stile da parte degli universitari di Treviso, un messaggio per le aziende locali di non lasciarsi scappare i giovani talenti del territorio, avverte Attilio Biancardi, presidente del gruppo Sistema Moda di Un'Industria. Io direi un messaggio che manderei ai colleghi del Sistema Moda, soprattutto, cioè alle imprese, sfruttiamoli questi ragazzi, sono bravi, è una scuola bellissima, cerchiamo di avvalercene noi prima che vadano all'estero, prima che vadano in giro per il mondo. Siamo noi quelli che dobbiamo garantire loro un lavoro, prima di tutto.